Siamo qua, sul Lago Maggiore. Siamo sul Lago Maggiore. Tra Villa e Intra. E poi andiamo a Villa Taranto. Sì, benissimo, a Piemonte, Daniele. Ah, in Piemonte siamo? Piemonte. Ah, bene, bene. E poi ne avremo ancora dagli altri dei posti da andare a visitare. Sì. Bene. Insieme al nostro caro Gelmini. E qua è bellissimo. Qua è bello. Adesso ci affacciamo verso l'Intra. Qua c'è sempre tanto vento sul lago, allora siamo rimasti all'interno. Siamo arrivati col traghetto e adesso aspettiamo l'altro battello. Dopo si può andare, dopo si potrebbe andare da qualche parte qui a vedere la città. Sì, tante cose possiamo fare oggi. Intanto prendiamo il battello. La prima volta che mi prendo un battello, che bello, che emozione che ho, guarda. Ottimo. Veramente. E sto bene anche di salute, vedi? I piedi non mi fanno male, le gambe niente. Perché hai altri pensieri, Daniele. Andiamo. Pensieri dei vacanzieri. Bene, sono stato la giornata ha promesso bene ed è quello che si vede. Guarda, più di così non potevo andare. Grazie al mio amico Gelmini che mi sta portando in tanti quei posti belli. Ricordi, Daniele, che il problema è che costava troppo la traversata del lago. Quanto ci hanno chiesto? 50 centesimi da Intra a Villa Taranto, è possibile, un prezzo terrificante. Io non lo potevo sapere perché tu sei più da queste parti. 50 centesimi per una fermata di traghetto. Ma almeno così, perché se no dobbiamo fare la piedi, io non ce la facevo. 7,20 €, no, 7,80 €. Però c'ho ancora un dubbio, che lo ripeterò ancora, ma se il battello dovesse forare una ruota, cosa facciamo? Rispondete nei commenti. Ditemi che cosa ne pensate. Se il battello fora una ruota, noi cosa dobbiamo fare? Grazie. E altra cosa, potevamo farla a piedi. Potevamo farla a piedi. Ci buttiamo nella prosciutta. Nella prosciutta ci buttiamo. Buona giornata, ragazzi. Questo è il lago e potevamo farla a nuoto, ma spero di no. Una casa particolare, fatta con inciottoli di fiume che tengono fresco d'estate e caldo d'inverno. uno spettacolo qua, solo noi lo troviamo questi porti. Avanti! Grazie! Ben arrivati nella nostra loggia! Questa fantastico. È la casa di Gelmini e di Daniele. Magari Daniele, magari, hai detto le parole sante. Una casa così ci farebbe comodo. Magari fosse. C'è anche l'ascensore. Sì, sì. Ma, allora, sì, cari amici, qua addirittura vorrebbero fare forse... Qui ci fanno sicuramente l'ascensore. Un ascensore per la nuova là. E lì le scale bellissime. Sono bellissime, sì. Ah, però non riusciamo a entrare perché è tutto bloccato. È tutto bloccato per adesso. Non si vede che sopra è un po' rovinato, mi sa. Daniele, e qua la possibilità di metterci dei quadri? Sì, uno, i quadri, e poi il bellissimo Lago Maggiore. Il Lago Maggiore, questo siamo rimasti. È proprio, guardate qua, che bella veduta. Ragazzi, abbiamo visto una bellissima villa, che la chiameremo, ancora non si sa come la chiameremo, e una bellissima villa. Veramente adesso ci abbiamo ancora il secondo piano, se riusciamo a salire, perché da questa parte quanto vedo è bloccato. Qui sta facendo tutto nuovo. E mio caro Gelmini, cosa mi dici? Allora, praticamente c'è la tensione dell'Urbex per fare Urbex. Sì, c'è la tensione perché siamo proprio sulla strada, di qua c'è il lago e di qua c'è la strada, che potrebbero vedere. No, tutto bene penso quello, però allora quello che la mia tensione da cosa nasce? Trovare una villa bellissima con affreschi, adesso scopriremo mano a mano sempre di più. Sì, però io ti dico questo, che gli affreschi purtroppo qui ci sono passati su, quello che ho visto, da questo lato, perché secondo me quello che abbiamo visto dalle nostre spalle, questi qua o quelli di là dove c'è la Toscana, sicuramente erano tutti uguali qua gli affreschi. E qui adesso ci hanno pitturato dappertutto, stanno rifacendo tutto nuovo ed è una bella cosa, perché veramente vale la pena a tirare su queste cose. Sì, questa villa. Allora Daniele prima ha detto villa di Gennaro Gelmini. Io ci ho abitato qua, magari anch'io, ragazzi, vicino al lago, nell'area che si sta da Dio. Ma addirittura è l'attacco del battello, dopo vedremo che puoi andare anche col battello via, con la barca. Sì, sì, ma è tutto il giro anche del lago, è così. È molto bello, sì. Il fatto io do un ok alle persone che sono riuscite a comprare questa bellissima villa e la stanno tentando di mettere in ordine, diciamo. È incredibile. Si vede che prima era messa molto male perché c'erano tutte le porte vecchie, eccetera. Però e quindi bellissimo questo posto, ci venivano i turisti a villeggiare. Però io dico una cosa, è molto bella, perché è bellissima. Però se non l'avessimo trovata tutta decorata come era prima, secondo me aveva ancora un aspetto. Vabbè, ma dobbiamo ancora andare a vedere, perché qui quanto vedo l'hanno già pitturata. Certo, c'è il pericolo che abbiano tolto gli affreschi. No, qui secondo me gli affreschi erano tolti, però si vede che dobbiamo stare attenti, c'è un po' di tensione per Urbex, però tutto bene. Io direi di andare più su. Aspetta, fammi vedere. Aspetta, perché io devo anche andare a lavorare, Ragazzi, non vi preoccupate. Anche tu. Ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi. Noi tituriamo, lui titura e io. Tutto. E poi mi metto anch'io la tonaca lì, la muratore. E poi c'è anche questo. Oggi vado in giro col compagno. C'è anche questo qui, eh? Sì. Cassetto del pronto soccorso. Perfetto. Il 48. Numero 8. Giocatelo all'8. Ragazzi, quante cose. Guarda, devo averla messa tutta storta. Ma com'è? Ah, l'ho messa proprio storta. Vabbè, inquadriamo il lago, perché è troppo bello. Vieni qua. Queste sono le scale, adesso avete qualcosa di pazzesco. Questo è il lago. Ecco, che giornata ragazzi, che giornata, che Urbex. Che caspita. Immaginate questa villa, adesso è tutta pitturata, però immaginate che sia tutta messa come era una volta, che c'erano tutti gli affreschi. Ma immaginate com'era bella? Deve essere proprio bella, una volta. Sì, qui è bello anche se la ristrutturano, o anche lasci che rifacciano anche delle pitture, però sai. E adesso andiamo a vedere. Perché queste sono cose vecchie, queste sì, qui questo è originale. È originale e non possono tirarlo via, per quello che le hanno lasciate tutte queste. E andiamo di sopra allora, a questo punto. Incredibile, guardate cosa andremo a vedere. E quindi ci addentriamo in questo luogo che non era il luogo della nostra visita, invece è diventato il luogo della nostra visita, una porta vecchia, antica, che è stata sostituita, però ancora qui. E poi tutta la parte dove i muratori stanno lavorando. Il Lago Maggiore. Sembra che stiano ristrutturando, ma sono fermi da 6 mesi i lavori. Bellissimo qua. E allora tentiamo di vederla tutta. Allora non è così buia come sembrava. Molto bella, molto bella. Ah, bellissima, bellissima. Vediamo tutto di qua, con viste stupende sul lago. Locali che stavano ristrutturando, non so in che modo poi finiranno i lavori, però è bello aver potuto vedere che qualcosa si può fare qua, che bella. Stanno proprio ristrutturando tutto, eh? Ecco che Daniele si addentra, fortuna vuole che non è così buia questa villa come sembrava. No, oh, che bella, che bella! Ma troviamo sempre delle cose fantastiche. Ecco qua, siamo al primo piano. Qui abbiamo ancora dei... come si chiamano? Degli affreschi. Degli affreschi. Tutti colorati. Di quello. Ma Daniele, le troviamo tutte noi queste cose. Fantastico! Guarda che bello! Wow! E continua! Anche qui! Oh. Andiamo su, su, su! Qua è una bella passerella verde, il tappeto verde. Per i signori come noi hanno messo il tappeto verde e non rosso. Che bello! Sì, guardate qua! Ma pazzesco qua! tutte le pareti affrescate, il tappeto verde. Infatti prima guardate com'era tutto. Sì, le scale, ma fin dove si sale? Ah, non lo so. Abbiamo trovato che qui veramente una volta era proprio una villa da signori, secondo me, con tutto quello che c'è, che stanno togliendo per poter rifare questa villa bene, ecco. Beate chi ha i soldi. Però allora, se guardate qua, infatti, ci sono ancora tutti le cornici, che avevano delle volte dei muri. Daniele, c'è da dire questo. Allora praticamente è vero che hanno dovuto ristrutturare la casa, però hanno tolto appunto le cornici. E sai qua non ci si vede bene. Scusa. Hanno tolto le cornici, è vero che dovevano fare i lavori, però hanno tolto le cornici. Tanto per dirne una, se ci guardate, vediamo se si vede. Prova a vedere se si vede. Perché così la facciamo vedere bene. Questo qui è un pezzo di marmo che è stato tolto. Ma se guardate come li facevano una volta. Una volta ci mettevano, cos'è questi? Pezzi di canne, le canne di lago, hanno staccato tutto, hanno rotto proprio tutto. Lì vedete delle vecchie porte, È un peccato veramente, perché ma io devo dire di più. Come era prima era bella. Sì, ma devo dire di più allora. E poi allora qua abbiamo visto un sacco di cornici e guardate dove sono finite le cornici. Le cornici sono finite così. C'è anche la cosa di rosa. Ma è terrificante. Guardate che c'è anche la cosa di rosa qua. Sì, sì, le cose antiche, ma no, si stacca tutto, Daniele. E le cose antiche le hanno lasciate così. Guardate il muro, il muro, meno male, salvato. Il muro, sì. E qua intere cornici, E anche qua intere cornici. E c'è da dire una cosa, Daniele, volevo dire una cosa. Perché non so se tra il gioco di luci e ombre Daniele se ne è accorto. Me ne sono accorto io. Guardate questa parete, cerchiamo di metterla in luce. Beh, Daniele, mettiti un po' più in là che fai così. Sì, c'è ancora, si vede. Qua doveva esserci qualcosa sotto. Anzi, sì. Io vedo sotto affreschi. Sì, infatti sto notando anch'io. Colorati come queste pareti qua. Colorate negli stessi colori di queste pareti. E noi adesso andremo più sopra. Tutta la vita secondo me era tutta messa così. Tutte queste cose qui, perché se guardate qui hanno tolto anche il pezzo qui, mamma mia, anche qua hanno fatto per mettere la parete dell'ascensore, hanno spaccato tutto. Quello è bello, no, che lavoro che hanno fatto, però se quello lì che peccato era ancora più bello, perché risalta la villa, tutti vogliono fare sempre tutti alla moda, e la moda tira via la roba vecchia. No, doveva essere rifatto tutto in maniera originale. È originale. Ragazzi, ma... che bello, con la luce del lago si vede tutto. Sì. Allora... andiamo a vedere su? Sì, sì, venite con noi. Saliamo insieme. Venite, ragazzi. Ne vedremo delle belle. C'è ancora fino lì da salire. Guardate quanti decori. E questa è la parte ultima in cui stiamo salendo. Sicuramente la mansarda. Sento profumi particolari di luce di lago che dà quel profumo qua i locali sopra, non so se qua si apre, qua non si apre. Lì abbiamo il lago. Sì, il lago, Daniele, qua hanno rifatto il tetto. Qua, ah no, è l'abbaino che sembrava una luce accesa. Qui questo dovrebbe essere un bagno con doccia e qua hanno rifatto tutto sul Lago Maggiore. No. E cari amici, bellissimo, mano a mano che si sale, guardate che bella villa, proprio stupenda, con addirittura il tappeto verde avevano messo, un tappeto verde stupendo, si sale sul tappeto verde ed è sublime qua, bellissima, con naturalmente, beh, oltre certo, senza dimenticare mai Daniele che ci ha accompagnato, Daniele Ravaioli, in questa missione. Mai venire gli Urbex da soli, non si riesce a fare niente, bisogna sempre venire con un compagno fidato. Daniele Ravaioli è un compagno fidato. E bellissimo il lago Maggiore, incantevole. Il Lago Maggiore è molto bello, sì. Bellissimo. Guardatelo lì che bello. Che ne dici del Lago Maggiore, Daniele? È molto bello. Ho visitato anche il lago di Como, è bello anche quello lì, però purtroppo ero da solo e non ho potuto visitare tante cose che, come sto facendo adesso con il nostro amico Gelmini, perciò lo ringrazio tantissimo di tutti questi posti che mi sta facendo conoscere, che diciamo sono un po' pericolosi, però ne vale anche la pena fare della fatica e andare anche contro il pericolo, almeno per quello che piace a noi. Poi c'è quello che non piace che... No, beh, è una bellissima giornata, Daniele, pensiamo al positivo, c'è sempre chi non piace qualcosa. No, si diceva adesso... che oggi forse pioveva, poi invece guarda che persone. Sì, sì, e vedremo il giardino con la villa all'esterno anche. Il bellissimo giardino con la villa all'esterno è molto molto bello, Vedrai che storia. Sì. Bellissimo, cari amici, abbiamo trovato qualcosa di stupendo. Qua adesso abbiamo aperto, noi avevamo chiuso, Daniele doveva riprendere la luce. Qua, ecco così. Voi immaginate a trovarvi in una dimora bellissima, la prima volta che venite, e di affacciarvi, aprite il balcone, non su tutto il classico casino, ma sul Lago Maggiore. Un panorama mozzafiato, abbiamo tutto il lago bellissimo, e lì addirittura dove prendevano il marmo per il Duomo di Milano, le cave di Baveno, e poi più avanti ci sono le cave di Candoglia. E lì tutto il lago, e andiamo nella zona poi lì delle isole, Isola Bella, così, poi vedremo Isola Pescatori, ed è qualcosa di magnifico. Intanto allora facciamo un saluto. Voglio sapere da te, Daniele, dimmi, sì. Intanto voglio anche salutare il nostro carissimo amico Maury, che sicuramente guarderà il video, e è un peccato che anche lui non possa riuscire più a venire, ma poi, torneremo a fare assolutamente. Poi merita molto questo posto. Come ti senti? Io mi sento da Dio, cioè, ti respiro un'aria come? Un'aria diversa da me, perché io prima stavo poco bene quando sono venuto da Modena, adesso sto da Dio. Non dobbiamo stare sul Lago Maggiore, Daniele, che qui c'è un clima di aria che fa veramente bene e merita proprio di essere visitata. Ma io starei qua sempre. Stare sempre qua. Sì, Daniele. Lo so. Vedi, che roba. Terrazzo qui, terrazzo là. A saperlo. Speriamo solo che siccome dentro qui lo devono ristrutturare, speriamo non vadano a rompere anche questo. No, ci mancherebbe. Qua c'è un bellissimo, praticamente il ballatoio qui. Il ballatoio che qua io mi divertirei tantissimo a metterci tante piante. Sì, ma adesso andiamo a vedere il giardino, che è una favola. Il giardino, non ci sono delle piante, però vabbè. Il giardino è una favola. Purtroppo. È uno spettacolo. Bene, restate con noi. State con noi, cari amici. Metteteci un like, commentate, dite cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto oppure no. E praticamente domanda, ma questi muratori avevano bisogno, a parte rotto qua, avevano bisogno poi di scrivere, questi sono i muratori, Daniele, che hanno scritto queste cose, sono i muratori perché uno che faceva semplicemente a scrivere non avrebbe scritto due volte, prima in un modo, poi in un altro, poi fatto così. Questi sono lavori dei muratori. Ma domanda, ma questi muratori non potevano evitare di fare questo sfregio? Ma molto probabilmente, comunque, secondo me, da come lo capisco io, questi sfregi, quei fregi lì sono perché dovranno fare un qualcosa. Ho capito, un qualcosa, ma spaccare tutto per fare qualcosa non è. Certo che sì, a spaccare quello che c'è sotto, le cose vanno, la bellezza che c'è di questa cosa qui, perché era bello prima, appunto, purtroppo c'era di tutto di più prima. Prima sì, noi dovevamo venire prima, prima ai tempi, ai bei tempi che furono. Che spettacolo, cari amici, che spettacolo. Dai Daniele, alla grande! Oh, ma alla fine ci riusciamo sempre, ragazzi! Ma certo, dai! Poi vuoi mettere una villa abbandonata, vecchia, con una villa così? Questa è la nostra villa, ce la siamo comprata! Villa, dai. Dai, andiamo giù! Sì, abbiamo vinto! Alla grande! Finalmente! Tappeto rosso per tutti! Sì, Wow! Che posto, ragazzi. Vediamo se è venuta. Pace bene, fratelli, chi mi guarda. Benvenuti nella mia reggia. Questa è la mia casa, la mia dimora, dove qui è stato assassinato una persona, Gelmini. Poi te le fai? E lì vanno talmente forti che se sbagli qualcosa vai giù. Vabbè. Guarda là. Non vogliamo mica andare piano. Che storia, Daniele? Sì, Bello, 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 guarda. Abbiamo beccato una bella giornata, un bel sole, una bella villa. Sì. Chi è che si poteva mai aspettare una villa del genere? Sto immaginando le cose più belle. Tu avevi detto che c'era una cosa diversa più avanti. No, no, abbiamo fatto due ville stupende, una più bella dell'altra, questa è la terza, una più bella dell'altra. Riusciremo sicuramente. La vita è così, Daniele. non demordere mai, perché c'è ancora spazio per la bellezza. Comunque ragazzi, se voi la guardate bene questa bella villa, chi è amante dell'horror e chi è amante dell'horror di Dario Argento, sì, se guardate bene le finestre, una cosa o un'altra, c'ha, come devo spiegarmi Gelmini, te che sai fare meglio parlare italiano, c'ha l'aspettativa di una locazione dove Dario Argento deve aver girato un film, e se non vado errato dovrebbe essere o Suspiria oppure Phenomena. Forse e Phenomena. Questo un po' l'aspettativa di queste due locazioni di Dario Argento, un po' l'aspettativa sembra che ce l'abbia. Non completamente, però che ne pensate, sì, sì, voi? Sì, ragazzi, voi che guardate questo video, lo sapevo. Fatemi sapere nel commento se chi ama Dario Argento va a vedere Phenomena o Suspiria può vedere se questa villa assomiglia, ci prende un po' sulla locazione di Dario Argento. Fatemi sapere nei commenti. Faremo un bel film. Intanto ci godiamo al Lago Maggiore. Andiamo a farci qualcosa da mangiare. Bisogna anche mangiare, ragazzi. Ragazzi, sì. Il lago va bene, ma mangiare. Certo che non hanno paura, no, vanno alla grande. Non hanno paura, ma quando si sbagliano di 1 millimetro se la colgono dopo poi, Voi vedete se si ribaltano. Beh, tutto può succedere, Daniele, come fare Urbex, noi siamo pratici, gli altri no. Diciamolo. Sì, diciamolo. Perché essere Urbex è una cosa, ma essere pratici è un'altra, Perché se vogliamo essere sinceri, abbiamo questo, è un posto stato così e non è proprio di quei pericolosi, però abbiamo passato degli altri Urbex che il rischio di che ci venga addosso qualcosa c'è, come la chiesa abbandonata, l'ex manicomio di Mombello e poi quell'altro ospedale. Qui si arriva fino al lago, c'è una spiaggetta dove si può arrivare con la barca e poi c'è il rimassaggio barchi. Che dire, una parola, stupendo. E qui abbiamo anche pianterare bellissime sopra i muri al Lago Maggiore. Salve a tutti. Qui, Daniele, abbiamo il rimassaggio barche e proprio si arriva giù al lago. Ecco, così faccio un'altra volta, si arriva giù al lago. L'altra volta ero riuscito ad andarci, ad arrivare, mamma mia, ecco, terrificante, perché qua non c'è parapetto, c'è il lago giù, una grotta, Daniele. L'Antares, questa è nuova proprio, Daniele? No, è lavata con Perlana! A mani lavatrice!